I più importanti aggiornamenti del mercato Forex sono offerti da SwissQuote, un leader mondiale nel Forex trading. Short squeeze sul mercato, che vuol dire ricoperture frettolose. E in parte tutti gli operatori che sono andati short e che devono chiudere in utile, ancora molto pesante, perché la discesa è stata significativa e importante, quindi si affretta a richiudere come un tubetto del dentifricio. Il mercato viene strizzato in questo momento. Ben ritrovati a tutti gli spettatori di Class NBC, ben ritrovati in particolar modo a tutti i trader. Allora colleghiamoci con la sede di SwissQuote, c'è Stefano Gianti. Stefano, mi senti? Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Short squeeze, Stefano. Sì, molto interessante la ricopertura che sta vedendo sui nostri Aspetta vittini. Che non ti sento però, se mi date audio in studio, grazie. Mi Vai. Sentite bene? Bene, molto interessante quello che dicevi, effettivamente la ricopertura c'è, dal minimo toccato ieri sotto area 17.800 stiamo risalendo, ancora oggi gli steni sono forti, però attenzione perché il nostro indice è ancora sotto i 20.000 punti, i DAX quota ancora sotto i 10.000 punti, è normale che ieri Draghi ha lanciato ottimismo sulle borse dopo la debacle del mese scorso del 1° dicembre, è tornato il Draghi che conosciamo, che aiuta sempre le borse, ha finito con una frase anche simpatica, we never give up, non ci arrendiamo mai, quindi questo fa capire che ha ribadito il fatto che già da marzo eventualmente ci potrebbe essere un nuovo stimolo monetario, ovviamente i tassi sono stati mantenuti fermi, però un aumento del quantitative easing è possibile addirittura già a partire da marzo, quindi questo ha lanciato l'ottimismo sui listini, non c'è però stata grandissima volatilità come al solito, Draghi sappiamo è il più grande market mover degli ultimi anni sull'euro dollaro, tutto sommato c'è stato sì un movimento repentino veloce, ma non i soliti 200 pips che siamo abituati a vedere con Draghi. Ricordiamoci la seduta del 1° dicembre invece è stata eclatante con 460 pips in pochissime ore, movimento che sull'euro dollaro di fatto non si vede neanche mai su una seduta settimanale. Bene, colleghiamoci anche con Luca di Scacciati. Luca, mi senti? Eccoci qui, buongiorno a tutti, ciao Giuseppe. Short squeeze, Luca. Allora, guarda, noi abbiamo creduto fin dai primi giorni di gennaio a un forte ribasso, abbiamo chiuso tutte le posizioni sotto 18.000, ma non abbiamo avuto il coraggio di metterci al rialzo. Peccato perché è stato un bel rimbalzo. L'unica, sembra tutto, adesso tutto lascia pensare che sia effettivamente partito un ciclo annuale, perché se vi ricordate a inizio 2015 partì un movimento molto simile esattamente da questi livelli, l'unica paura deriva dal fatto che George Soros proprio ieri a Davos ha detto di essere pesantemente a ribasso sul S&P 500, quindi stop loss in macchina e operazioni da navigazione a vista. Bene, allora ripartiamo da Stefano, da Luca. Luca, perché avete fatto questo software? Si chiama Forecaster, no? Esattamente. Di che cosa si tratta? Guarda, Forecaster è un software che consente attraverso il calcolo della stagionalità di fare delle previsioni sui principali strumenti finanziari. Tra questi appunto il DAX è uno degli strumenti presenti all'interno del software e proprio per i primi giorni dell'anno fino a ieri dava previsioni di fortissimi ribassi e questo è uno dei motivi per cui noi ci siamo messi short e poi ieri siamo finalmente arrivati a target con delle belle posizioni. Molto, molto interessante appunto perché consente di fare queste previsioni basate sulla stagionalità. Quindi, tra l'altro, ho sentito che c'è in collegamento anche l'amico Stefano. Esatto, non è casuale questo collegamento. Perché? Esatto. Ce lo dice Stefano, dai. Perché, guarda, presenteremo il Forecaster al seminario che terremo a Milano il 6 febbraio, che è un sabato, sì. Quindi iscrivetevi dal nostro sito swissquote.it, ovviamente il seminario. Ripeti la data.
sabato 6 febbraio, quindi iscrivetevi dal nostro sito perché è davvero molto vicina la data, lo facciamo di sabato perché molti a seguito dello Squisquot Tour del 2015 ci hanno chiesto perché di giovedì, perché di venerdì, fatelo di sabato per gli impegni lavorativi, quindi abbiamo deciso apposta questa data, saremo al Palazzo delle Stelline, quindi davvero molto bella la location, la giornata sarà davvero molto interessante dalle 10 alle 17.30 con il team di Squisquot al completo, ma anche, c'è anche Luca Di Scacciati che presenta questo software eccezionale. Luca, si può fare un software col sell me e go away, è sufficiente, no? Me lo dici dopo la pubblicità, dai. Una cosa è individuare le opportunità. Altra cosa è trovare le operazioni vincenti. Sfrutta la velocità d'esecuzione su qualsiasi dispositivo. Così, quando ricevi uno dei nostri alert o segnali di trading, puoi operare all'istante. Scopri la differenza con IG. Vuoi comunicare con 500.000 nuovi clienti cinesi? Eccellenza Italia è il primo sistema multimediale che ti fa parlare direttamente con i turisti cinesi che vogliono essere guidati nel loro shopping. Il magazine, distribuito in Cina e in Italia. Il web, l'applicazione per tablet e smartphone. Eccellenza Italia parla la nuova lingua del successo. Ci hanno assegnato un altro caso, Mulder. C'è qualcuno? Ha un mostro dentro. Sono qui. Arrivano. Sei pronta? Andatevene! È pericoloso. E da quando questo è un problema per noi? X-Files, da martedì 26 gennaio alle 21, su Fox. Bene, indice italiano a termine che naviga sotto i 19.100 punti, dopo il gap, il vuoto lasciato alle contrattazioni all'inizio, una bella barra benchmark all'inizio che però non ha determinato una piccola ondata di vendite che subito recuperata dal nostro mercato, ci muoviamo poco sotto i massimi, però io non voglio farvi vedere in questo contesto il FIB, l'indice italiano, perché Stefano è caro con la Tobin Tax, col CFD farlo, no? Sì, infatti. Meglio il DAX. Per diversi motivi, infatti c'è davvero molta, molta più liquidità sul DAX o sull'Eurostox in Europa, più bello. Sì, esatto. Sul DAX e sull'Eurostox in Europa c'è davvero molta più liquidità, c'è molta più liquidità addirittura anche sugli indici francesi e inglesi. Molti clienti italiani, tra l'altro, notiamo che tradano questi indici. E poi il DAX, come sapete, effettivamente anche il più seguito, è più tecnico e quindi per una serie di motivi. La liquidità confluisce su. Ecco, il DAX sta avendo un andamento analogo a quello del FTSE MIB, invece l'Eurostox è un po' più forte, lo vedo un po' più aggressivo, corretto? Sì, davvero molto interessante seguire il DAX in questi momenti perché c'è una compressione, c'è un canale orizzontale con un massimo in area 9.796, potrebbe già essere rotto in giornata rialzo, però attenzione perché il canale ha come supporto 9.701, quindi io farei trading sul breakout di uno di questi due livelli, poi teniamo presente che la chiusura di ieri sul future è avvenuta a 9.567, quindi in caso di eventuale rottura ribassista ci potrebbe essere qualche punto da poter prendere a ribasso. Quindi a mio avviso in questo orario c'è sempre meno volatilità, quindi consiglierei di entrare su eventuali breakout. Abbiamo avuto le notizie alle 10 italiane, sono state negative, però questo non ha portato comunque al breakout ribassista. A mio avviso vedremo nel pomeriggio un breakout. Ecco, Luca, c'è tanta gente che ha avuto, molti investitori che hanno avuto davvero paura con questo short. Adesso partiranno delle vendite, cioè ogni livello che viene recuperato quando torneranno a pareggio o quantomeno quanto la perdere avranno la sensazione che sarà ridotta, tenderanno a liquidare le posizioni. Questo potrebbe dare una serie di ostacoli all'indice, corretto?
Esattamente, esattamente. Mettetevi nei panni di persone che si sono prese un bello spaghetto, per dirlo in termini tecnici. Si sono trovate davvero con posizioni in forte perdita, con titoli appunto che guadagnavano magari da 2 o 3 anni, si sono magari trovati con i loro guadagni proprio erosi da questi ribassi. Quindi è molto probabile, e diciamo un po' quello che mi piacerebbe vedere personalmente, il mercato che balza su delle resistenze e torni a scendere. Ecco, questo sarebbe molto interessante, perché personalmente mi piacerebbe vedere l'indice ancora più basso, per poi poter fare un po' di shopping a buon prezzo sul mercato azionario. Bene, grazie Luca, grazie per essere stato con noi. Se vuoi ricordare l'appuntamento, il 6 febbraio. Sì, il 6 febbraio appunto sarò con Stefano al Palazzo delle Stelline, una giornata intera dove ci occuperemo di previsioni appunto, e faremo tutte le previsioni per tutto l'anno sui principali strumenti. Bene, grazie. Stefano, ci potrà essere recupero secondo te anche sul rublo dopo quello che si è visto, oppure sì, è meglio stare sugli indici azionari e quindi rimanere in posizione Draghi? Sul rublo ci può essere un leggero ritracciamento, a mio avviso la debolezza del rublo continuerà, però attenzione, perché in particolare contro dollaro è tornato in area 82, oggi sta già avendo un forte ritracciamento, siamo addirittura sotto area 80, a mio avviso potrebbe esserci un target ribassista davvero molto vicino, in area 77-70 circa, però io penso che la continuazione del trend ribassista sul rublo possa continuare per gran parte dell'anno, così come molte valute dei paesi emergenti, incluso il rand sudafricano, potranno deprezzarsi ancora ulteriormente. Prima di chiudere, comunque, volevo ultimare l'osservazione interessante che stava facendo anche Luca prima con il ribasso dei mercati. Nell'appuntamento di giovedì scorso, Giuseppe, avevamo detto come area 1865 per lo Standard & Poor's fosse stata davvero molto importante. Quest'area è stata rotta al ribasso, però attenzione, perché ieri, dopo aver toccato un minimo in area 1820, minimo già toccato nell'aprile dell'anno scorso e nell'ottobre del 2014, visto come un segno che lo Standard & Poor's potrebbe ritracciare nuovamente verso l'area 1920, ma non sono convinto che i mercati continueranno a salire ulteriormente. Bene. Ecco, Luca, scusa Stefano, volevo chiederti, secondo te sulle valute nordiche, anche in questo caso ci potrebbe essere un repricing dei movimenti valutari, o si tratterà solo di rimbalzi? Questo è stato un rimbalzo davvero molto forte che abbiamo visto sulle nordiche, in particolare sulla corona norvegese nelle ultime sedute. In particolare la corona norvegese contro euro si è mossa subito da 9,71 agli attuali 9,47. È normale che il recupero degli ultimi due giorni del petrolio ha assolutamente aiutato, quindi a mio avviso questo è soltanto un rimbalzo, in particolare come quando Draghi dice delle frasi particolari, secondo te la sentenza rialzo, perché penso che ha voluto dare un messaggio. Quindi quest'area di 8,73 a 8,70 potrebbe essere un buon motivo di acquisto, con target price quelli di area 8,95. Poi interessante, tra l'altro, parlando di valute correlate all'andamento del petrolio, il Canada ha mantenuto i tassi variati allo 0,50, mentre si poteva aspettare anche un credito di interesse. Per questo motivo anche il dollaro canadese ha recuperato molto bene, perché contro il dollaro americano siamo passati da 1,45 a 1,41. In questo caso, a mio avviso, abbiamo un target price in area 1,39,80 che potrebbe ancora essere risultato con lo shot di durata del massimo della settimana. Ecco, questo che vuol dire che a maggio si darà il Q2. Particolare, secondo te, lascia sempre il segno sul mercato? Ha voluto dare un messaggio ai mercati. Ricordaci la frase che ha detto. Guido aver arrivato alla fine della conferenza stampa, cioè, un po' per scherzare, però effettivamente Draghi di fatto è sempre stato molto coraggioso anche nelle sue affermazioni. Ci ricordiamo la conferenza di luglio del 2014, se non sbaglio, qui a Londra: faremo di tutto per salvare l'euro, ed effettivamente così è stato. Poi l'euro dollaro da lì è sceso drasticamente, però lì non ha aiutato tanto l'euro a deprezzarsi, quindi l'Europa a migliorare leggermente il proprio export, ha aiutato più che altro lì in quel momento
visto i nostri sottotitoli di Stato, che comunque come sapete ormai hanno rendimenti attuali inimmaginabili in un paese. Ecco, ma questo che vuol dire? Che a marzo sarà il Q2? È molto probabile che verrà esteso, perché a dicembre abbiamo avuto una leggera delusione, nel senso che è vero che il quantitative easing era stato esteso di 6 mesi, quindi di durata, ma non di quantità, quindi è possibile che da 60 miliardi di euro attuali saliremo ulteriormente. Poi Draghi ieri ha parlato anche della situazione bancaria, ancora un pochino di ottimismo anche su questo. È normale che per rivedere le quotazioni più alte del nostro indice, che è sceso comunque sotto bisogna praticamente fare chiarezza sul nostro settore bancario, perché ad esempio come quelle di Banca Montepaschi di Siena, che è formato il terzo gruppo in Italia, è normale che avranno come effetto quello di dare un segnale negativo, nel senso la fiducia degli investitori sicuramente scenderà, quindi bisogna assolutamente trovare una soluzione subito, magari con questa famosa bad bank alla quale l'Unione Europea si oppone, però tutto potremmo avere ulteriori a mio avviso nelle prossime settimane ed arrivare ad una soluzione definitiva. Bene, altra indicazione che volevo dare è a questo punto, però questo rimbalzo, cioè rimbalzo assisteremo più o meno a questo rimbalzo, capiremo dove arriverà, o secondo te può andare a insidiare anche i massimi assoluti? È molto difficile, poi se parliamo dei massimi assoluti del nostro indice è difficile, perché 44.000 è molto lontano, però diciamo il massimo del 2000 e dell'anno scorso, area 24.000, però ricordo come quel livello è stato leggermente superato, poi la resistenza si è consolidata, è stata toccata 8 volte addirittura e mai rotta a rialzo. Tra l'altro anche prima si parlava con Luca di stagionalità, è anche interessante notare come il nostro indice negli ultimi anni sia stato protagonista da gennaio a maggio, quindi fino allo stato dei dividendi, in questo modo quest'anno anche era lecito potersi aspettare un leggero aumento delle quotazioni, invece c'è stato questo clamoroso meno 15% abbondante nei primi 20 giorni dell'anno, quindi è già tanto. Se a fine anno a mio avviso chiuderemo in area 20.000. Grazie, vuoi dare qualche appuntamento, Stefano? Sì, ricordo appunto i due prossimi seminari che avremo, saremo a Modena venerdì 5 febbraio, il giorno successivo sabato 6 febbraio, per due seminari davvero molto interessanti. A Modena parleremo di ottimizzazione di strategie di trading con Enrico Malverti, il giorno successivo sabato 6 febbraio saremo invece a Milano al Palazzo delle Stelline con Luca Di Scacciati, parleremo delle previsioni cicliche per il 2016 e presenteremo il suo nuovo software Forecaster. Bene, grazie. Grazie a Stefano, Luca l'ho ringraziato prima, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi riprendiamo con il resto della programmazione dedicata alla finanza operativa. Grazie. I più importanti aggiornamenti del mercato Forex sono offerti da Swissquote, un leader mondiale nel Forex trading.